Allora, volevo leggervi un tweet di questa mattina, firmato da Lirio Abbate. Lirio Abbate è un giornalista italiano importante, una delle firme di punta dell'Espresso, cioè del settimanale per antonomasia della grande borghesia illuminata di sinistra, più importante settimanale italiana in per tanti anni. Lirio Abbate scrive così: le infamità e le calunnie vomitate ieri in un'aula di giustizia da un paradifensore, presidente di categoria a Roma, hanno eguali solo ad affiliati alla mafia. Paradifensore, dico a te che leggi questo post, di te e dei tuoi amici criminali che ti pagano, non ho paura, ho la coscienza pulita per affrontarti, il fango che tu e i tuoi amici mafiosi volete spargere sulla mia correttezza professionale vi si ritorcerà sommergendovi. Lirio Abbate, giornalista importante, anche potente, perché l'Espresso gli dà grande spazio, lui con i suoi articoli ha riempito di calunnie e di fango una scienziata importante, Ilaria Capua, l'ha accusata di aver sparso nel mondo germi, di aver cercato di speculare seminando morte, scoperto che era tutto del tutto falso, però Lirio Abbate è stato assolto, gli hanno detto che non era calunnia, che era diritto di cronaca a scrivere delle cose infondate. Lirio Abbate è bravo, diciamo, riesce anche ad avere dei, è una sentenza assolutamente, chiunque la legge si mette a ridere, non ha nessun senso la sentenza di assoluzione di Lirio Abbate, per cui sarà anche difficile ora querelarlo. Lirio Abbate ha detto al capo della Camera Penale di Roma, avvocato prestigiosissimo, serissimo, importante, colto, gli ha detto che è un amico della mafia, che è pagato dalla mafia, che ha gli amici mafiosi, lo chiama paradifensore, dice com'è che dice capo presidente di categoria a Roma, probabilmente Lirio Abbate non sa nemmeno che cosa siano gli avvocati, può dire niente presidente di categoria, è il presidente della Camera Penale di Roma. No, io ve l'ho letto. Cioè, questo è il livello di un pezzo di giornalismo italiano. E voi dite, vabbè, querelerà, si farà dare un sacco di soldi, può darsi, sono questioni di Placanica. Cosa ha fatto Lirio Abbate? Si è arrabbiato perché Placanica, parlando, adesso io non so esattamente in quale circostanza, per quali motivi, ha citato un'altra inchiesta che è in corso, l'inchiesta Montante, è stato arrestato il capo, uno dei capi di Confindustria siciliana per associazione a delinquere, e sono usciti fuori, un elenco di giornalisti che aveva rapporti molto intensi con lui, e è uscito fuori in modo abbastanza pesante anche il nome di Lirio Abbate, non c'è nessuna accusa specifica contro lui da quello che mi risulta, ma però c'è il suo nome, ci sono dei testimoni che raccontano, ho tutte da dimostrare, tutte da provare, figuratevi. E, credo che Placanica abbia citato questa inchiesta e Lirio Abbate gli dà del mafioso, del criminale pagato dalla mafia, dimostrando, diciamo, qual è il suo rispetto per i diritti della difesa. Io faccio solo una domanda, ma l'Espresso non ha niente da dire? Poi faccio una seconda domanda, siccome sono giornalista, non giornalista dell'Espresso, ma sono giornalista anch'io. Ma l'ordine dei giornalisti non ha niente da dire? Un'aggressione di questa portata di un giornalista a un avvocato che sta facendo il suo lavoro esercitando il sacrosanto e costituzionale diritto alla difesa? L'ordine non ha forse da dire così non si può fare, perché poi, voglio dire, tutte le battaglie giustissime che noi giornalisti facciamo per chiedere che non venga usata la querela come clava contro la libertà di informazione, uno legge queste cose e passa dall'altra parte, dice no, per cortesia usate, impedite ai giornalisti di dire queste stupidaggini. Chiedo davvero, la direzione dell'Espresso tace? L'ordine dei giornalisti tace? Così, solo per regolarmi, per darmi una regolata, per capire qual è il futuro del nostro mestiere.